Ciao ragazzi e benvenuti alle Jade News, la rubrica settimanale sulle novità del mondo Final Fantasy. La settimana 7 del 2018, oltre a essere uno scioglilingua, ci regala poche notizie interessanti. Confermato il contenuto della Royal Edition, in uscita il prossimo 6 marzo per console e per PC. Square ha infatti rilasciato la lista di ciò che potremo trovare in questa particolare edizione e ciò che sarà presente solo nel Royal Pack. In particolare, il DLC, a differenza dell'edizione completa, non avrà il gioco principale, gli episodi relativi agli amici di Noctis, Comrades e una serie di contenuti scaricabili tra cui decalcomania per la regalia, armi e oggetti cosmetici. Quindi in pratica chi acquisterà la Royal Edition fisica o digitale avrà qualcosina in più rispetto a chi prenderà solo il Royal Pack. Inoltre sono state rilasciate anche informazioni sui contenuti che verranno introdotti con questa uscita. Nuove linee di dialogo nel capitolo 3, varie aggiunte alla trama principale e la possibilità di visitare Insomnia direttamente dalla selezione del capitolo 14 e non da un menu a parte simile a quello degli episodi. Rimanendo sul 15, ma spostandoci sull'espansione multiplayer, questa settimana sono state rese disponibili tramite download gratuito alcune skin per la personalizzazione degli avatar in Comrades. Questo DLC prende il nome di Set Kingslave, perché appunto ci porta la giacca degli Angoni e la possibilità di selezionare l'aspetto di Nyx, Libertus e di un meno conosciuto, Sonidus. Da qualche ora è disponibile l'aggiornamento 1.05 per DCD&T, che vedrà corretto qualche bug e che porterà qualche piccola modifica al gameplay, tra cui l'inserimento di una modalità spettatore per le partite a squadre, dove potremo da semplici osservatori scegliere il punto di vista di uno dei combattenti o preferirne uno generale. Nessuna indiscrezione ancora sul contenuto del Season Pass, ma forse avremo news il 20 febbraio in occasione della conferenza da parte degli sviluppatori di DCD Arcade e DCD&T, che hanno fatto sapere che sveleranno una nuova arena. Opera Omnia questa settimana ci introduce a una serie di quest dedicata a Vanille, ma per qualche giorno è ancora disponibile quella della settimana scorsa legata a Squall. Sappiamo anche già chi sarà il personaggio della settimana prossima, ovvero Setzer. Sono stati anche prodotti alcuni simpatici spot che vedono giocatori reali discutere impugnando le armi dei nostri paladini in-game. Il 10 febbraio si è tenuta la live letter su Final Fantasy XIV, dove Yoshida ha svelato le carte sul nuovo contenuto che verrà inserito nella patch 4.25 di Stormblood, ovvero Eureka. Questa instance permetterà a gruppi fino a 144 giocatori di collaborare e combattere per ottenere dei materiali fondamentali per upgradare i propri equipaggiamenti. In Eureka i giocatori avranno un livellamento indipendente, quindi slegato dai loro progressi nel gioco principale. Questo contenuto sarà la base per l'ottenimento della nuova Relic Weapon di Stormblood. Con questo è tutto, l'appuntamento è fra una settimana con le Jade News sul canale e sulla pagina Facebook. A presto!